ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'incontro con i consiglieri regionali di minoranza in concomitanza con il presidio. Sono scesi in piazza anche a Pescara, sotto la sede della Regione Abruzzo, in piazza Unione, i rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base per protestare contro i rincari, le morti bianche da riconoscere, precisano come reato di omicidio sul lavoro, le problematiche riguardanti i lavoratori migranti. Siete scesi qui in piazza oggi perché? Per rivendicare le manifestazioni nazionali che stiamo facendo in tutta Italia, per il caro bolletta, per il salario, per la sicurezza sul lavoro, sui morti sul lavoro e anche per la guerra. Quindi le richieste che la delegazione sta facendo, in particolare alla regione Abruzzo, quali sono? Più sicurezza sul lavoro, meno morti appunto per i grossi morti che ci sono stati in questi mesi e per il salario minimo. Un'adesione allo sciopero nazionale, ma anche la volontà di discutere con i consiglieri regionali dei principali punti inseriti in una lettera loro indirizzata. Una delegazione ha incontrato i consiglieri del PD e del Movimento 5 Stelle, i quali si sono impegnati a farsi carico delle richieste avanzate dal sindacato. In primis le misure urgenti per aiutare le famiglie, l'istituzione di un organismo di monitoraggio del caro energia, l'incentivazione di un sistema di controllo della sicurezza sul lavoro.